Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio, la nuova società, dove al posto dei tre verbi maledetti, avere, salire, comandare, che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità, l'inimicizia, ci siano il condividere, il scendere e il servire. Per questo nella comunità del regno non c'è posto per i ricchi, ma solo per i signori. Il signore è colui che dona e condivide, il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Gesù su questo è tassativo. Per i ricchi non c'è posto nella sua comunità. È quanto esprime Marco nel Vangelo al capitolo 10, versetti 17 e 30. A Gesù va incontro una persona che corre e si getta in ginocchio. In questo Vangelo corre incontro a Gesù l'indemoniato, una persona che è prigioniera, oppressa da qualcosa che è più forte di lui, e si inginocchia il lebbroso, una persona che si sente impura, esclusa da Dio. Quindi l'Evangelista, attraverso questi atteggiamenti, indica che colui che si avvicina a Gesù è oppresso da qualcosa che lo tiene prigioniero e in qualche maniera si sente escluso da Dio. L'ansia, l'angoscia che ha determinato questo correre verso Gesù è dovuta dal fatto di avere la sicurezza di avere la vita eterna. E Gesù lo rimanda ai comandamenti di Dio. Ma di questi comandamenti presenta soltanto i doveri nei confronti degli uomini e non cita Gesù i tre obblighi, che erano esclusivi del popolo di Israele, nei confronti di Dio. Il Dio di Gesù non chiederà se si è creduto in lui, ma se si è amato come lui. Quindi Gesù gli elenca soltanto i cinque doveri nei confronti degli uomini, ma tra questi aggiunge uno che non è un comandamento, ma un precetto tratto dal libro del Deuteronomio, non frodare, cioè non trattenere la paga del tuo operaio. Perché questo? Perché come vedremo alla fine, come verremo a sapere alla fine, il tale che corre incontro a Gesù è ricco. Allora Gesù denuncia che a fianco alla ricchezza c'è sempre la frode, c'è sempre l'imbroglio. Questo individuo sembra una buona persona, dichiara con soddisfazione che tutte queste cose le ha fatte da sempre. Allora Gesù lo fissa, significa uno sguardo che penetra l'intimo della persona, gli dimostra il suo amore e però gli dice letteralmente uno ti manca, cioè non hai tanto, non hai niente. Tutta questa osservanza religiosa, tutti questi atteggiamenti non ti hanno reso una persona felice e serena, si è visto dall'atteggiamento che aveva nei confronti di Gesù. Allora Gesù lo invita a collaborare al cambiamento di questa società. Dice: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Quindi elimina la ricchezza che è fonte di ingiustizia, fonte di soprusi, fonte di tanta sofferenza nelle persone e dallo senza poi speranza di poterlo riavere indietro, quindi sarai libero, e avrai un tesoro in cielo. Il cielo è immagine di Dio, quindi metti la tua sicurezza, la tua fiducia completamente nel Padre. Se tu ti occupi degli altri, il Padre poi si occuperà di te. E poi, come ha detto ai primi discepoli, Gesù dice: vieni e seguimi. Quindi Gesù lo invita a fai felice gli altri per poi essere felice te stesso. Ma queste parole gli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Era andato da Gesù per avere di più, qualche regola per essere sicuro della vita eterna, e Gesù lo invita invece a dare, a donare di più. Era andato da Gesù angosciato e se ne torna rattristato perché, annota l'Evangelista, possedeva infatti molti beni. In realtà non possedeva questi beni, ne era posseduto. Il ricco credeva di essere padroni dei suoi beni, ma erano i padroni che lo possedevano, che erano i suoi proprietari. Quindi la situazione del ricco è più grave di quella dell'indemoniato e di quella del lebbroso. E Gesù con questa persona non riesce a fare nulla. Non ha compreso quello che è il messaggio di Gesù, che si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede.